Ciao ragazzi e bentornati in questo nuovo episodio di The Farm stagione 3. Per la precisione siamo all'episodio numero 12 e oggi faremo diverse cose. Allora, in primis andremo a dare l'ultimo stadio di fertilizzazione ai nostri campi e poi andremo a dare una bella sfalciata, dopo vi farò vedere, con la guida retroversa e utilizzeremo la falciatrice. Posteriormente, come notate, ho cambiato le falciatrici perché eravamo in possesso delle due Kun, solo che queste non, queste qui, solo che queste non possono essere collegate insieme. Ma se non sbaglio, si può fare con le due Pottinger, se non sbaglio. E quindi al momento ho deciso di scambiare, diciamo, queste due con la Elo Duet, che è praticamente questa qua che ho acquistato. Non ci sono state variazioni nei prezzi perché appunto è stato un cambio che io ho voluto fare. Ok, dai, iniziamo subito. Una cosa che vo vi volevo far notare, ho fatto sparire, siccome alcuni mi hanno fatto i complimenti per come è stata poi risistemata l'azienda, ho fatto sparire anche le aiuole. Non so se vi ricordate, qui c'erano delle aiuole e anche qui. Che finivano anche in mezzo alla trincea, e siccome io non sapevo cosa metterci, ci avevo messo la trincea, però faceva abbastanza schifo. Sono riuscito a farle sparire con un trucchetto. Tra l'altro, ringrazio Stefano che mi ha fatto capire come poter fare. E buon, quindi vedete anche qua sono sparite. Così l'indomani, se io voglio metterci qualcos'altro, posso farlo tranquillamente. Una cosa che ci tenevo a chiedervi, dopo che ho sistemato la stradina, da qui l'ho spostata di qua così un po' più dolce entrare e uscire. E una cosa che vi volevo chiedere prima di cominciare, ragazzi, era perché quella trincea qui è troppo grande, è una trincea da biogas, però io l'avevo messa appunto per la questione che c'erano le aiuole in mezzo alle balle. Allora, qui offerte non ce ne sono particolari, ok. Volevo, ragazzi, ovviamente a spesa zero, ovviamente, perché appunto è una questione, visto che era un problema che ci dava, tra virgolette, la mappa, volevo cambiare questa trincea qui, quindi far sparire questa trincea e cambiarla, diciamo, con un'altra. E in questo caso era, allora, questa è quella che abbiamo ora, che costava 120.000 euro, che ho voluto posizionare, ma è troppo grande. Volevo mettere questa qui, che è praticamente la metà, metterla al suo posto, quindi magari metterla qui al posto di questa qua grossa, magari leggermente più indietro per riuscire meglio a far manovra. Metterla qui e lasciare tutto lo spazio qui dietro per qualcos'altro, magari in futuro un capanno, un'officina o qualcos'altro. E qui mettere questa qua, che tra l'altro costerebbe anche meno volendo vedere, però bene, i soldi non li tocchiamo, cioè facciamo solo la modifica e fine. Perché questa qui, boh, anche questa forse è un po' grande. Questa forse è troppo piccola se vogliamo vedere perché i muri molto bassi. Secondo me quella che ci sta meglio è questa qua. Però, boh, ditemelo voi, oppure potrei metterla anche qui, ragazzi. Metterla qua accanto alla strada, diciamo, faccio di queste piante, faccio piazza pulita, ovviamente, e magari ne metto una qui e in futuro potrò metterne una qua, eccetera, eccetera, e via discorrendo. Poi devo posizionare anche l'aletta Maya, quindi ditemi dove poter mettere anche quella, così almeno troviamo un posto dedicato per poter stoccare appunto il letame che ci producono le vacche. Volendo potrei metterlo anche qui, però dopo devo andare a sistemare il terreno, eccetera, eccetera, però vabbè, quello almeno. Boh, dai, ditemelo nei commenti, fatemi sapere, così poi verifico, o meglio, mi decido se tenere questa o fare altro. Perché qui, appunto, volendo, se dovessi posizionarla qui o magari anche là, poi qui rimane un bello spazio dietro per fare altre cose inerenti magari ai macchinari. E di qui, diciamo, tutta zona vacche. Se la metto qui, la trincea, ovviamente, sto parlando. Qui e questa sparisce tutta, poi qui rimane un bel pezzettone, si potrebbe fare anche altre cose in questo pezzo. Però dai, ditemelo voi che sono curioso. Poi mal che vada questa la sposto e la metto di qui e questi qua li metto sotto i capanni, ecco. Vedrò dove, anche qui, vedrò dove metterli. Ok, ho già chiacchierato troppo, quindi iniziamo con il video di oggi. Prima di tutto, siccome, vabbè, abbiamo già visto nello scorso episodio la questione con CIM, eccetera, eccetera. Quindi io oggi semplicemente metterei l'operaio e basta. Tanto comunque lo spandi con CIM è ancora bello pieno, quindi io metterei l'operaio e farei concimare a lui. Siccome abbiamo mandato avanti il tempo, non dovremmo avere problemi, nel senso che essendo appunto stato mandato avanti il tempo, ora, oh, sbaglio, ho premuto, ok, fatemi scendere un secondo. Dicevo, apriamo qui.
questo tasto. Ok. Sono cresciute le nostre colture, quindi teoricamente potrei dare la seconda, potrei dare appunto, dicevo, la seconda parte di fertilizzante senza problemi. C'è solo un problema, ora che ho notato sta cosa. Devo andare a montare le ruote strette. Quindi, non ci avevo fatto caso. Cioè, se andiamo nella coltura, ovviamente, ragazzi. Anzi. Qui dal sorgo possiamo tranquillamente entrare con le ruote larghe. Perché qui è meglio pestare, stare abbastanza, diciamo, leggeri col pestaggio, tra virgolette. Quindi, ok. Controllo un attimo con la GPS quanto posso star dentro. Ok, magari lo faccio io, dai, ho già impostato la GPS e tutto quanto. Siccome non c'è nulla di particolare da fare, magari gli do io la prima passata. Dicevo, qui utilizzo le ruote larghe, perché appunto il sorgo seminato con la seminatrice da grano e non è interfilare, quindi non c'è bisogno di passare con appunto l'interfila. E più si ha la ruota larga, più, cioè meno si pesta. Quindi a sto punto io direi andiamo con queste di gomme, di gommatura. Mentre per quanto riguarda il mais, ovviamente essendo una coltura seminata a 70 cm, ci conviene andare a montare le ruote strette e passare in interfila. In questo modo evitiamo di andare a pestare, come dire, ecco, io qua adesso posso fare anche così. Ok, magari quell'angolino là non lo faccio. Ok, dicevo, col mais invece posso andare tranquillo, nel senso che devo per forza mettere le ruote strette, quindi lì non si può fare altrimenti. Ok, accendiamo. Mentre di là avevamo la soia, che anche quella teoricamente è una coltura che è seminata con una seminatrice interfilare, quindi anche lì facciamo che dopo finito questo campo vado a montare le ruote strette e poi è buono, poi posso tranquillamente andare a dare un po' di concime sia al mais che alla soia. Anzi, adesso ci tenevo a farvi notare, ecco, vedete che adesso, siccome la coltura è cresciuta, mi lascia dare l'ultimo stadio di fertilizzazione. Tra l'altro qui 42, metà era già stato fatto, quindi è già alla, diciamo, lo stadio massimo di fertilizzazione, quindi mi fermerò lì e stoppo. Vediamo di arrivare bene in fondo, perfetto, ecco, senza arrampicare sulle montagne magari. Ottimo, perfetto. Mi dirigo un attimo allo shop, perché ho notato che nell'officina che ho posizionato qui in farm non mi lascia mettere le ruote strette. L'avevo provato prima dello scorso episodio e non so perché, ma non me le lascia mettere. Quindi vado al volo allo shop e ci vediamo quando siamo là, ci vediamo direttamente là. Ok, eccoci qua allo shop. Andiamo al trigger corretto. Non vi ricordate? In uno degli scorsi episodi c'era stato un piccolo problemino. Ok, ora si è tutto risolto. Per fortuna che è uscita anche la nuova patch, che un po' di cose in realtà le ha sistemate. Allora, il trigger è qui, perfetto. Selezioniamo il Fent. Ok, configura. Andiamo a mettere le ruote strette. Ok, ragazzi, sono stupido. Cioè, piccola parentesi. Prima vi ho detto che in farm non me le lasciava configurare perché ero convinto fosse un bug. In realtà sono stato stupido io, che non è che era un bug, ma nella sezione BKT, quindi nella marca BKT, non esistono ruote strette, quindi era normale che non me le facesse mettere. Sono stato stupido io. Vediamo se magari con le tre board, vediamo che magari sono anche un po' più economiche. Con le ruote strette, ecco, ci sono. Con 1000 euro in più ce la caviamo. Quindi, perfetto, configuriamolo. Ruote strette sia, ottimo. Oh, là, montate. Ok, colleghiamo anche. Perfetto. Oh, là. Sì, fa un po' impressione con le ruote strette, però dobbiamo. Quindi, ok, facciamo la retro. Sì, poi utilizzo il Fent, ragazzi, perché come sapete qui ci ho montato la GPS, il sistema satellitare. Ho speso ben 15.000 euro, quindi direi di sfruttarlo il più possibile sto guida satellitare. Ok, cambiamo marcia. Torno un attimo al campo, magari qui vi faccio un piccolo taglio, non far durare troppo il video. Ok, via, sparati. Ok, GPS reinserita, dovevo prendere ancora un pezzettino di là perché non l'avevo fatto, in teoria. E dovrei essere a posto. Ok, andiamo avanti un pelo, accendiamo lo spandito in cime, cambiamo marcia. Vediamo, sì, siamo partiti giusti, ci rimane quel triangolino lì.
Allora qui vabbè andremo a, però non buttiamo in strada, ma piuttosto buttiamo qualcosina in più in campo. Ecco, se lì non vedete colorare, ragazzi, è perché lì, se ben vi ricordate, in realtà per la mappa lì non doveva esserci parte di terreno, perché ce lo eravamo creati noi andando appunto a rimuovere l'erba in più che c'era, se vi ricordate. Ok, adesso io qui non voglio pestare ancora in campo, passo a fianco. Ok, ottimo. Mi manca un angolino qua giù, dovrebbe essere. Fatemi dare un'occhiata nel menu. Perfetto, sono arrivato giusto, giustissimo. Ok, qui, ecco, accendiamo un secondino. Ottimo. E vedete quella piccola parte lì, ragazzi, non me la coloro, ma ripeto, perché appunto lui non lo rilevererebbe come campo, perché sono andato a fare la creazione a campi con l'aratro. Ottimo, dovrebbe aver fatto tutto. Esco dal campo e controllo. Sì, ok, 41 e 42 sono completamente fertilizzati al massimo della fertilizzazione possibile ai due stadi. E in realtà sarebbe richiesta anche la calce viva, a tranne questo piccolo pezzetto, e lo faremo la prossima stagione, perché ci serve appunto anche i vari attrezzi e tutto quanto, e acquistare la calce eccetera eccetera. Quindi i soldi ora come ora, visto che scarseggiano, c'è un po' da tenere a mano. E in realtà no, l'aratura avevo arato tutto, quindi dovrebbe, ok, dovrebbe darci quel 5% in più, mi pare. E in teoria anche la rullatura sarebbe richiesta, infatti è richiesto, però ripeto, prossima stagione verificheremo il tutto. L'importante ora è avere tutto fertilizzato al massimo. Ecco, qui stavo facendo coda, scusate signori. Ok, tolgo un attimo le linee che mi danno fastidio dal GPS e mi preparo al secondo campo, però ripeto, al secondo campo lo lascio fare all'operaio. Ok, io qui posso mettere tranquillamente l'operaio. Ok, vai. Dovrebbe arrivare giusto. Sì. Ok, mi arriva. Forse sta fertilizzando anche un pelletto a sinistra, ma non fa niente. Vai. Ecco, guardate quanti soldi mi stanno scendendo, ma lui deve utilizzare il mio di concime, non deve... no, compra un bel niente. Utilizza il mio. Ok. Ora, ok, non mi sta togliendo i soldi, ma sta utilizzando quello che è appunto all'interno. Vediamo. Sì, sta usando quello. Ottimo, bene, dai, non perdiamo altro tempo, torniamo in farm. Mi raccomando, fatemi sapere per la trincea. Io ripeto, questa qua mi fa abbastanza schifo, preferisco quella col muro chiuso in fondo. Ok, saliamo sul nostro Valtra, accendiamo il motore, mettiamo la marcia. Ok, e andiamo ad attaccare le falciatrici. Ok, boh, mi sa che ci sarà da mettergli un peso dietro, perché questa falciatrice qua non è piccola, eh. Ok, colleghiamola e direi che un peso dietro ci vuole assai, quindi prima era meglio collegare quello. Ok, eccomi ragazzi, in realtà non so perché stavo collegando la falciatrice davanti, ma sono un po' fuso questi giorni, probabilmente saranno le feste. Ok, l'ho collegata posteriormente perché appunto abbiamo la guida retroversa, quindi sfrutteremo quella, e il peso l'ho messo davanti. Ora diciamo è tutto un pochino più bilanciato, quindi andiamo in campo, non perdiamo altro tempo. Sì, qua avevo ancora l'inversore all'indietro, ottimo. Andiamo in campo, devo cambiare marcia, se no non arriviamo più. Ok. Ok, adesso tasto per girare la direzione di guida, minus B. Ok, perfetto, guida retroversa, ragazzi. Ottimo. Quindi selezioniamo le falciatrici, dispieghiamole. Non dovremmo avere grossi problemi. Sì, si fa sentire il peso, ma non dovrebbe essere esagerato. Ok, ottimo. Quindi fatemi sparire il menu che non mi serve. Accendiamo le falciatrici e abbassiamole. Ottimo. Volevo anche vedere dalla telecamera esterna se era tutto a posto. Sì, ok. Falciare questo tipo di prato è possibile, perché alcuni ragazzi hanno detto no, non si può, devi per forza seminare l'erba. No, comunque come vedete si può falciare anche questo tipo di prato, che sostanzialmente è quello posizionabile. Ok,
Poi vi chiederete perché usi la guida retroversa, siccome questo Valtra è dotato appunto di questa fantastica cosa, perché non utilizzarlo? Ovviamente con la guida retroversa, utilizzando le facciatrici in questa maniera, siamo sicuri di non andare a pestare il prodotto, cioè quindi di non andare a pestare l'erba, perché appunto avendo appunto davanti le falciatrici non abbiamo il problema di dover per forza pestare l'erba in qualche maniera, quindi così è il top. Okay. Qui ragazzi ovviamente faremo sia a voltare che a ranghinare tutto quanto, magari tra una cosa e l'altra. So che in teoria non va fatto perché nel gioco si può fare anche meno, però facciamo passare un giorno tra appunto la ranghinatura e la voltata, ecco, così almeno. Ok, giù, perfetto, così facciamo anche finta di aver fatto seccare il fieno. In realtà credo che per il gioco non sia cambiato nulla, quindi non c'è bisogno di aspettare. Una volta che, che l'erba viene voltata, si può già ranghinare e imballare, credo. Non penso che abbiano messo come era nella season del 19, che bisogna far passare un pochetto di tempo. Ok, perfetto, dopo vado a dare una controllata anche all'operaio di là, perché altrimenti sono cavoli. Perfetto, magari faccio, vediamo, no dai, quel pezzettino lì lo salvo, mi fermo qui e fine. Ok, alziamo, spegniamo un attimo, e okay, devo anche ripiegare perché altrimenti non ci passo. Okay, ripieghiamo, ecco, non ci passo. Ah ok. Poi questi cancelli ragazzi ne hanno fatti anche abbastanza piccoli, devono fare anche qualche misura in più. Ok, ricordo che questo ragazzi è frumento e non erba, perché c'erano stati dei disguidi appunto nella semina. Quindi questo è, questo qua a sinistra, sta striscetta, è frumento, però va bene così perché comunque almeno ci esce qualche ballettina di paglia, che comunque ci serve, ci esce, quindi zero problemi proprio. Ok, lì c'è un pezzettino di, facciamo così dai, non voglio schiantarmi contro qualche auto che potrebbe passare. Attimo, ti spieghiamo nel mentre, così non perdiamo tempo. Ok, dai. Ok, sì dai, faccio anche un pezzettino di frumento, che tanto non succede nulla. In realtà potrei tranquillamente falciare anche quello e utilizzarlo come fieno, però beh, pazienza. Ok, abbassiamo. Perfetto. Ok, questa invece ragazzi è erba seminata ed è pronta per la raccolta, sì, perché appunto come mai ho il peso passato? Passato per sbaglio, si accorge, non è? Ok, mi fermo un attimo per controllare due cose. Ok, sì, no, l'operaio si è fermato, devo andare a dargli una spintarella, non ha fatto neanche questo triangolino, ottimo. E no, qui volevo semplicemente verificare che fosse pronto per la raccolta, però in teoria l'erba... Sì, pronto per la raccolta, ottimo, bene, così faccio uno scatto rapido a vedere l'operaio laggiù. Ok, supera sto punto e mettiamo l'operaio. Ok, ecco, vedete che anche qua a sinistra, siccome c'era una striscia di erba tutto qua a sinistra, come vedete non la colora molto perché è stato creato dopo il campo, però non dovrebbero esserci problemi in termini di fertilizzazione, resa eccetera eccetera. Bon, torniamo al Valtra, andiamo avanti a falciare. Ok, dicevo, la differenza di erba c'è, nel senso che si vede che questa è quella seminata, infatti diciamo un po' più pulita, proprio come se fosse, non è erba di campo, ecco, è proprio erba data da seminatrice, possiamo dire così, mentre quella che ho falciato lassù era proprio quella che avevo posizionato io, che è appunto prato, diciamo, prato selvatico, quindi c'erano fiori, erba,
eccetera eccetera. Poi in teoria, ragazzi, una volta, ditemelo magari nei commenti perché tanto non lo farò in questo video, una volta imballato, o meglio, ranghinato, voltato, ranghinato, imballato, teoricamente io, se passo col rullo, dovrei dargli, lui acquisisce un punto in più di fertilizzazione, da quel che ho capito, da quel che mi avete detto, e l'erba ributta da sola senza dover appunto fare le solite lavorazioni di semina e bla bla bla, giusto? Quindi ditemi, mi raccomando, nei commenti, che la cosa mi interessa molto. In questo caso dovrei acquistare un rullo, però beh, è una spesa che potremmo anche fare se non costa troppo, un rullo per prati e via. Ok, iniziamo, facciamo un attimo la manovra. La cabina che è un po' più figa, mentre metto un attimo il motore e volevo vedere se il nostro operaio cosa fa qui, cosa sta facendo qui, che ha già fertilizzato tutto. Penso che prima o poi lo uccido. Aspetta, qui fermiamoci, fatemi andare con tab, perché mico, perché stai fertilizzando ancora qui che è già stato fatto? Basta che mi consumi tutto il concime. Ok ragazzi, ho finito, perfetto, dovrei aver finito, adesso l'ho controllata, alziamo, spegniamo un attimo, ok, diamo un'occhiata, dovrei aver fatto tutto, questo campetto, sì, non è niente di che, però meglio di niente, perfetto, ok, il frumento non tocchiamolo e siamo a posto, perfetto, chiudiamo, riportiamo la guida dove deve stare, quindi per andare su strada, so che prima ho fatto un pezzetto qui in retroversa, però vabbè, siamo nei limiti dell'azienda, quindi non siamo così, diciamo, delinquenti. Ok, la falciatrice dietro si è chiusa, vero? Sì, ok, andiamo a casa, come detto, torniamo un attimo in farm. Ecco, poi sta striscia di frumento è stato un caso, poi qui sulla destra sarà più uno spazio d'espansione, quindi lasceremo sempre erba, o meglio la seminiere, una volta mi è tutto il frumento semineremo erba anche lì, così abbiamo tutta una zona erba che ci può servire inizialmente, ma poi magari in futuro penseremo magari di posizionare altro. Ecco, ok, dai, cambiamo marcia, allunghiamo per bene, ok, ci scagliamo, non esageriamo, perfetto. Ok, metto qui, non dovrei disturbare nessuno, perfetto, spegniamo e lasciamolo qui. Ok, buono, adesso c'è da andare a dare una ranghinata, il video durerà un pochetto, però almeno dai, facciamo anche quello, prendiamo lo stair. Ok, finiamoci a che marcia. Ok, sì, poi dovrei dare una lavatina anche allo stair, che è bello zozzo. Ok, con l'inversore non so se ci passo, non so perché sono venuto di qua, ma in realtà devo spostare l'aratro, sposto al volo l'aratro ragazzi e attacco là dietro il voltafieno, ci vediamo quando in campo, direttamente in campo. Ok ragazzi, eccoci qui, dispieghiamo il voltafieno un attimo, anche se non abbiamo il GPS chi se ne frega, no, sono stato troppo lontano perché comunque questo voltafieno è molto piccolo. Accendiamolo e abbassiamolo, diamo una girata al fieno, un po' meglio all'erba, poi appunto seccherà di mettere a fieno. Ok, ok ragazzi, abbiamo finito il primo campettino, quindi spegniamo e ripieghiamo, ottimo, dirigiamoci anche al secondo, questo è proprio giusto un pezzettino, ok che anche l'altro non è grande come campo, però è già un'altra misura, però questo qua è proprio piccolo piccolo, però ripeto, non si butta mai via nulla,
Ok, pianino. Per chi mi chiede la questione marce, eccetera, eccetera, sul pannello, andatevi a vedere l'episodio numero 9 di questa serie, quindi di The Farm, stagione 3, e lì ho spiegato qualcosina, ecco. Ok, qui in realtà non ho falciato bene perché ho lasciato un pezzo non falciato, però vabbè, pazienza. Ok, allora, dispieghiamo. Ok. Accendiamo. Abbassiamo. E via. Sì, non ho per niente falciato bene, però vabbè. Pazienza. Ma questo voltapino è veramente piccolo, lo ripeterò 20 volte, ma è veramente, veramente piccolo. Ok. Perfetto. Ah ragazzi, per quanto riguarda la questione contest natalizio, per chi ha partecipato, che appunto ha... Oi, dove sto andando qua? Dicevo, per chi ha partecipato, nei prossimi giorni, comunque con l'anno nuovo molto probabilmente, faremo una live, adesso non so se su Campagna all'Italiana, su The Farm o su qualcos'altro, in cui appunto vi spiegherò un po' come funziona la cosa per stabilire il vincitore. Faremo, ve lo dico già qui, faremo un'estrazione random, quindi a caso verranno estratti due vincitori che appunto vinceranno il server. Avevo pensato magari di fare qualche missione oppure di andare a vendere il frumento che avevamo raccolto, perché per il momento non ci serve a nulla. Cioè potremmo utilizzarlo se avessimo i suini, cosa che non abbiamo, potremmo utilizzarlo se avessimo delle fabbriche, delle, diciamo, delle produzioni da avviare, eccetera eccetera, ma al momento non ci serve a nulla il frumento, quindi volendo potremmo venderlo. In realtà dovrei vedere qual è il periodo migliore per venderlo e poi appunto decidere se venderlo o meno. Non ne abbiamo tantissimo, però mi sembra circa 30.000 litri stoccati in farm, in silos. Ok, ora posso iniziare a fare avanti indietro. Perfetto, io ragazzi ho finito, dovrei aver montato tutto, diamo un'occhiata se c'è qualche pezzettino lì, però vabbè, pazienza. Sì, ho fatto tutto, ottimo, quindi spegniamo, ripieghiamo il nostro portafieno e tornerò in farm, però prima direi che facciamo due prove e ci salutiamo. Allora, prima di tutto diamo una salvata, prima di dimenticarci. Ottimo. Ok, mandiamo avanti il tempo, come dicevo volevo mandare avanti il giorno successivo. Vado avanti. 6:30 del mattino successivo, perfetto. Diciamo che venga tutto renderizzato bene, come vedete le colture sono cresciute, siamo al primo giorno di giugno. Qua infatti sta già anche ricrescendo l'erba in realtà. Forse avrei fatto bene a ranghinarla e imballare subito, però vabbè, pazienza. Di qui la nostra soia sta crescendo, ottimo. Di qui idem il sorgo, bella la texture tra l'altro, le texture. Qui il nostro mais anche lui sta crescendo, ottimo. Con questo qua il mais non mi fanno impazzire sinceramente, però vabbè. Vediamo se mi dice anche se c'è qualche erbaccia, no, per qua intorno no, utilizzato. Ok, diamo un'occhiata anche qui. Le vacche, non mi spiego come mai la produttività, nonostante abbia mandato avanti già diversi giorni, la produttività si afferma al 3%. Questo sinceramente ragazzi non lo capisco, quindi se qualcuno me lo vuole dire gliene sarei molto grato, ecco, anche perché il cibo ce l'hanno e boh, vai a capire che problemi hanno. Queste si sono anche già quasi riprodotte del tutto, quindi non riesco a capire, ditemi come mai, se anche a voi capita che produttività sia praticamente ferma. Infatti c'è pochissimo latte, cosa che a noi interessa. Di qua mi ce ne sono, quindi boh. Io adesso magari off camera inizio a dare una bella ranghinata. Tra l'altro guardate che bella l'ambientazione estiva, perché ripeto che qui è giugno adesso, molto carina. E io adesso attacco il ranghinatore, questo qui, inizio a dare una ranghinatina a magari a questo pezzetto e poi magari laggiù lo facciamo in puntata per fare un po' e un po'. Diamo uno sguardo rapido alle offerte, avendo mandato avanti il tempo. Allora, abbiamo uno strumento per il cotone, un attrezzo per il cotone che non so cosa serve, però abbiamo questo strumento qui. E poi abbiamo questa dischiera della Agromaz, molto interessante. 180 cavalli richiesti e ben 5 metri di lavoro. Boh, magari ditemelo nei commenti ragazzi se conviene acquistarlo o meno. Per 20.000 euro al posto di quasi scontato del 50%, secondo me ci sta. Magari vendiamo il coltivatore che abbiamo
e utilizziamo Dischira, iniziamo già a fare roba tipo, tra virgolette, tipo lavorazione minima. Dai, ditemelo nei commenti. Per il momento io vi saluto, vi ringrazio per aver seguito il video. Mi dispiace se è durato parecchio anche questo, spero di fare più tagli possibili. E basta, ditemi tutto per quanto riguarda Trincea, l'acquisto della dischiera, la questione erba, eccetera, eccetera. E al prossimo video. Ciao!